Bella 2 1 Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca ragazzi, se avete i capelli lunghi o i capelli corti, accapponateveli, perché c'ho da dirvi delle cose, anzi una cosa importantissima che ragazzi stravolgerà e confermerà allo stesso tempo quello che vi ho detto qualche giorno fa, anzi ieri mattina, relativo alla season 6 e alla teoria che insieme al mio gruppo di leakers stavamo appunto cercando di ipotizzare per la nuova season 6. Vi faccio un riassunto velocissimo in modo che non sembra che sto parlando come un pazzo, anche se sembra che sto parlando come un pazzo. Cosa succede ragazzi? C'è il cubo in giro per la mappa che sta lasciando rune come se fosse un uniposca indelebile sul terreno. Quindi ragazzi, lo abbiamo visto, ce ne sono già due di impronte lasciate dal cubo che lasciano una cupola gravitazionale che fa lievitare le pietre, e abbiamo praticamente visto che non posso morire su una... ma porca di quella... ok, abbiamo praticamente... c'è un ciula a cadere sull'albero. Abbiamo praticamente visto ragazzi come è assolutamente associabile il fatto che ci sia questa forza all'interno del cubo, questa energia, con la possibilità che nella mappa o addirittura nel cubo stesso si nasconda un Fenrir. Lo abbiamo visto anche, il Fenrir è quel lupo a tre zampe, no a tre zampe, ecco, c'ha quattro zampe, cazzo, è un lupo zoppo, no, è un lupo a quattro zampe che però ha tre dita per zampa, che andrebbe, è un lupo gigante ragazzi, enorme, che infatti andrebbe a riprendere la teoria dell'impronta che c'è sulla mappa già dalla season numero 4, quindi per dire quanto sono malati quelli di Epic Games che ci stanno facendo vedere le cose già se le avevano programmate con due season di anticipo, anzi in realtà ragazzi con 20 anni di anticipo, perché avevamo visto anche come un gioco rilasciato nel 2000 da Epic Games che si chiamava Rune, appunto parlava di un delle missioni di Ragnar, che sarebbe il personaggio principale del gioco. Ragnarok è il personaggio finale della season 5 di Fortnite, che combatteva Odino, combatteva i Fenrir e tutte le cose varie ed eventuali. Abbiamo visto ragazzi anche che nella vela della barca dove ci sono i vichinghi ci sono due rune interessantissime, ve le ricordate? Ha-Agazal una e Eywaz l'altra, adesso me le sto cercando di ricordare a memoria. Ci interessa ragazzi la seconda runa, Eywaz, perché la runa Eywaz ieri abbiamo visto che aveva come significato un rinnovo, una trasformazione da zero, e abbiamo visto ragazzi come l'ipotesi che il punto, comunque la location che si voglia intendere come ritrasformazione, potrebbe essere al posto che tutta la mappa, perché no, non puoi modificare tutta la mappa, cioè parliamoci adesso terra a terra, va bene fare le figate, mi metti tutta la parte del deserto e ci sta, mi vuoi mettere anche la parte ghiacciata e ci sta, però se mi stravolgi la mappa mi disorienti come un topo cieco in un labirinto senza formaggio, quindi meglio cercare di tenere i piedi per terra. E ragazzi, vi dico tutta questa spatafialla perché nel mio gruppo di leakers, e qua devo ringraziare Aydin che ha avuto veramente un colpo di frusta che neanche Yuri Kekid lo aveva quando andava sugli anelli, mi ha fatto vedere un'immagine che mi ha lasciato a bocca aperta ragazzi, ed è un'immagine che voglio fare vedere anche a voi. Non mi sembra assolutamente un fotomontaggio, ci ho pensato bene prima di farvela vedere, secondo me è un'immagine vera, non è buona la qualità, ve lo dico ragazzi, non vi dico neanche l'originale com'era, ma è stata presa direttamente da un gameplay della modalità uscita ieri in anteprima su alcuni siti, su alcuni canali YouTube, appunto della X-TX. Siete pronti? Vi tengo ragazzi, un bel like, dai, un bel like per questo video se vi sta piacendo, mi raccomando,
non vi dimenticate di iscrivervi al canale per tutte le news di Fortnite. State pronti ragazzi, questa è per voi. 3, 2, 1, Asbandi, guardala qui! Ragazzi, è allucinante, è un'immagine allucinante. Questa immagine sgranata a merda ci ripropone, ragazzi, ci fa vedere che potrebbe esserci un'ulteriore modifica nella patch che uscirà oggi alle 10, quindi fra pochissime ore, quella che vedrà appunto l'introduzione della nuova modalità High Stakes relativa ai magazzini muffiti, allo sprofondo stantio, alla runa Haywards che diceva che c'erano cambiamenti radicali. In generale, noi ovviamente li dobbiamo un attimo intendere nel gioco. E guardate ragazzi, è allucinante, la guardo anch'io di nuovo per l'ennesima volta con voi e per l'ennesima volta mi stupisco, perché ragazzi è palese che da questa immagine ci sono c'è il magazzino, quello più vicino, quello che state vedendo praticamente, ecco che ve lo faccio vedere sopra la mia testa, no? Quello marrone, se non ricordo, no, non è quello marrone, è questo, quello grigio, che è il magazzino più vicino al cratere, che se andiamo a vedere nell'immagine è completamente ricostruito, ragazzi, incredibile. Quindi sembra che il magazzino vada assolutamente a posto e sembrerebbe che non esista più il secondo magazzino. E io ve lo dico raga, è strasgranata l'immagine, però è incredibile perché il secondo magazzino sembra non essere più presente e al suo posto sembra che ci siano tipo tre negozietti. Vedete quelle tre fessure nere? Secondo me è troppo alta l'immagine per essere i finestroni, nel senso, cioè è troppo alta, sarebbero molto più piccoli le finestre di un ipotetico magazzino. Secondo me sono tre negozi nuovi. E se andiamo a vedere ragazzi la cosa più incredibile, mi muovo anche col mio personaggio, vedete dove mi sto muovendo ragazzi, che avanti a me praticamente dalla fine del magazzino fino all'albero, questi alberi qua che vedete ragazzi, c'è il verde. Nell'immagine che invece abbiamo aperto non c'è il verde, c'è una distesa di cemento che potrebbe essere un parcheggio, visto così ragazzi, potrebbe essere un parcheggio, anche se in centro c'è una roba un pochettino più scura. Lo vedete ragazzi, quella roba lì nera un po' più, non capisco che cos'è, potrebbe essere un silos ma non avrebbe senso, potrebbe essere un'insegna pubblicitaria e avrebbe anche magari senso, ma non avrebbe più senso allora che questi siano due magazzini, quindi non capisco neanche io insieme a voi. E la cosa nuova che vediamo ragazzi è che c'è una strada secondaria che va a collegarsi, una strada che praticamente partirebbe da qui, in poche parole, da questa altezza, in poche parole, dove sono io adesso, voi non lo vedete, e si andrebbe a collegare dritto di qua alla strada principale in cemento. Quindi ragazzi, una strada che passa esattamente davanti al tronco di questi alberi. Quindi ragazzi, una cosa incredibile, a parer mio questa immagine è meravigliosa. Ringrazio di nuovo Aiden per avermela mandata, ringrazio anche tutto il mio gruppo di leakers che ogni volta è sempre pronto e velocissimo a mostrarmi le cose da farvi vedere ragazzi, per garantirvi sempre notizie belle fresche su questo canale. Io voglio i vostri commenti sotto qui, voglio sapere cosa ne pensate ragazzi. Secondo voi c'è davvero una modifica nella patch di oggi dove ci sono i magazzini muffiti? Scrivetemelo. Io spero di sì, è una grandissima figata questa immagine. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo ragazzi di avere ancora un pelo di pazienza, poi torneremo alla grande, tempo 1-2 giorni al massimo, con il nostro green screen, la nostra webcam sulla tastiera, le nostre porcherie mentre giochiamo, insomma tutto quello in cui siete stati abituati in questi quasi 2 anni di canale. Non vi preoccupate che torneranno prestissimo. Vi mando un abbraccio grandissimo, un bacione enorme, vi ringrazio per aver guardato il video, noi ci vediamo presto, ciao!